Oh no. Ops. Dai, sbrigati. Dobbiamo correre. Dov'è lui? Dov'è lei? Scappa prima che ti prenda. Ah, ah. Benvenuti sul canale di Vitale. Sono Ceti dei nuovi scherzi, sì. Maestra cattiva. E non vediamo l'ora di farli. Di provarli, vediamo un po' come sono. Si chiamano Fun in the Sun. Fa parte sempre degli special characters. E abbiamo due nuovi scherzi. Once Upon a Mime. C'è scritto teacher vestita da Mimo. Esatto. C'erano. E poi abbiamo anche Puppet Dance, che lo andremo a vedere più tardi. Allora, cominciamo subito con Once Upon a Mime. C'era una volta un Mimo. Vediamo. Steve vuole catturare un Mimo per divertimento. Libera il Mimo e lascia Misty nella sua miseria. Oh. Povero Mimo, è stato imprigionato da Scary Teacher. Vediamo. Oh, eccolo, che carino. Wow. Amazing, you're hired. Follow me. Fantastico, sei assunto. Seguimi. Non la seguire, non la seguire, non la seguire. Povero. Ma che cattivissima. Gli ho fatto lo scambetto. L'ha chiuso a chiave nel e bagno. Ha buttato la chiave nel... come si chiama? Nel gabinetto l'ha buttata. Ah, nel gabinetto? Sì. Perché poi inquadrava quel cerchietto. Ah, forse è un indizio. Quindi quello allora. Quindi dovremmo forse andare a trovare la chiave lì o nelle tubature. Eh sì, forse nelle tubature. Spero che non dobbiamo entrare nel gabinetto per prendere la chiave e salvare il Mimo. Trova il modo di salvare il Mimo. Poverino, salviamolo da Scary Teacher. Esatto. Dove l'ha nascosto? Nel bagno della sua camera, mi sembra. Vediamo. Quindi dovrebbe essere qua. Ci sono 10.000 stanze sì. di volte al piano di sopra. Quindi trovare le cose è difficilissimo. Guardate. Ecco, allora il, sì! Il tombino è qui. Però aspetta, come si ah, fa? Bisogna prendere qualcosa per aprirlo. E forse sì, eh. Nella stanza di... Oh, c'è un martello qui. Sì. Lo prendiamo a martellate. Non ci credo che abbiamo già trovato quello che ci serviva. Ah, lì c'era anche uno stura lavandino. No, questo non serve però qui. Dov'è? Guarda, ah, interessante. Lanciamo questo quello. Proviamo con lo stura lavandino. Dai, vediamo. Forse lo stura lavandino. Sì, vediamo. Lei sta arrivando qua sopra. Di già! Mi sa che ha sentito il rumore, si sta arrabbiando. Puoi tirare il martello in testa? Scappiamo. No, ma così si accorgerà che stiamo... Era appena entrata in stanza, vedi? Che succede? Oh no. Ops. No, abbiamo già fallito! Quindi dobbiamo prendere qualcos'altro. Eh sì, che cosa? Hanno lasciato apposta quelle cose lì per ingannarci. Sì, lei le ha lasciate apposta. Sì. Mi sono fatto ingannare subito da quel pozzetto lì. Ma questa volta vado invece a vedere che cosa c'è nel garage. Perché nel garage troviamo sempre qualcosa. Infatti, in genere la prima tappa è sempre il garage. Sì. Cosa abbiamo qui? Allora, le solite cose, le forbici, un martello, la benzina. Oh, questa è una cosa nuova. Che cos'è? Una tronchese, mi sembra. Forse che ci può servire. E come facciamo a tirare fuori la chiave con questo geggio strano? È vero. Ma forse ci servirà per qualcos'altro, allora. Dove avrà messo il Mimo, intanto? Dentro il bagno. No, dentro il bagno ha nascosto la chiave. E quindi il dove Mimo l'avrà dove messo? Sarà? Forse l'ha messo giù in cantina? Poverino. Oh no, questa porta non si apre. Ma forse l'ha chiusa. Ah! Non bisogna mai distrarsi. Quindi quella è la porta che ha chiuso a chiave. Esatto. Quindi abbiamo capito che il Mimo è chiuso giù in cantina. Sì. E abbiamo bisogno della chiave, che è la chiave per aprire quella porta, è nel tombino su nel bagno. Però non sappiamo come prenderla. Dobbiamo prendere degli attrezzi, qualcosa. Okay. Dobbiamo inventarci qualcosa. Dove sarà lei intanto? Sta già scendendo le scale. È in cucina. Ok, cerchiamo di non farci beccare di nuovo. Sì. E andiamo su, vediamo che cosa possiamo trovare qua intorno. Dai, cerchiamo, vediamo bene qualcosa mentre lei fa gli esercizi fuori. Allora, vediamo una che stellina. Cosa c'è. Attenzione, qui c'è una... Guarda! Che cosa? Trasforma la gruccia in un uncino. Ok. Ah, ho capito! Per tirare su... Ok. Quindi è tutto chiaro adesso. Una gruccia... E modellarla con questo coso. Esatto. E così possiamo prendere la chiave. Possiamo tipo intelligente pescarla. Intelligente questa cosa.
Quindi dobbiamo andare nell'armadio qui di Miss Tiffe, penso. Vediamo. Qui ci sono gli armadi. No. Ecco la gruccia. Ok. Sbrighiamoci. Trova il modo di prendere la chiave. Ah, ecco, perché abbiamo fatto un uncino con quella gruccia, sì. Vedi? Sbrigati. Ma che servirà il martello allora? Forse dobbiamo tirargliela in testa. Guarda! Sì! Abbiamo preso la chiave! Ok. Perfetto. Lei sta tornando. Penso che stia. Sta salendo sopra? Sbrigati. No, sta salendo! E noi nasconditi! Usciamo. E dove mi nascondo? Io salto fuori da qui. Attento a non trovarlo davanti. Ah, okay, anche perché bravo, abbiamo idea. Bisogno di prendere quella tronchesa nel garage. Ah, è vero, bene. Lei sta andando a controllare che cosa è al piano successo di sopra. Al piano di sopra. Ma noi non ci siamo più. E se ne accorge che abbiamo aperto il tombino lì del bagno? È vero, bagno? Potrebbe accorgersene e poi appare scherzo fallito. Quindi è meglio se ci sbrighiamo. Sbrighiamoci. Allora, andiamo a prendere subito quella chiave. No, lei sta ballando lì. Ok. Presa la chiave. Wow! Via. Questo Mimo. È un nuovo ballo, non l'avevo visto ancora. Mimo, stiamo venendo a salvarti. Dai, sbrigati prima che scenda giù. È ancora lì, vero? È al piano di sopra, ma sta per scendere. Oh oh. Sbrigati. Prendiamo la chiave. Ok. Vai, sbrigati. Dov'è il Mimo? Mimo, dove sei? No! Era il posto sbagliato! Eccolo! Ma che fa lì fermo? L'ha incatenato! Ah, ecco perché ci serve questa allora! La dobbiamo liberare con questa! Scappa! Prima che arrivi Miss T! Ok! No, sbrigati! Dobbiamo correre! Dov'è lui? Dov'è lei? È una femmina! Non se n'è accorta? Ah, lui sta dietro di lì! Le sto facendo l'imitazione, vedi? Si stanno imitando? Sì! No, il Mimo sta imitando Il Mimo sta imitando Scary Teacher! No! Bellissima! Scherza riuscita! Vediamo ora il prossimo! Prossimo scherzo, Puppet Dance. Vai. Non vedo l'ora di vedere Scary Teacher ballare. Il grande piano di Miss T di trasformare i bambini in marionette sta per avere una svolta inaspettata. Interessantissimo, vediamo. Francis. Scary Robert. Let's take it up a notch. A marionette of those idiot kids. Non vedo l'ora di trasformare quegli idioti in marionette. Gli idioti siamo noi, penso. Oh no! Sì, perché ci odia a morte per tutti gli scherzi che gli facciamo, ma se li merita. Trova il modo di ipnotizzare Miss T. Ipnotizzare. Quindi lei ha catturato. Quello era Scary Robert. Scary Robert. Che è un ladro. Vi ricordate? Abbiamo provato anche i loro giochi. Se non li avete visti, poi andate a vederli. E ha fatto in modo che Francis lo trasformasse in una marionetta. E ora vuole trasformare noi. Interessante. Qui abbiamo qualcosa. Colla. Ok, prendiamo la colla, magari ci può servire. Come faremo a ipnotizzare Scary Teacher? Sicuramente sarà divertente. Dobbiamo trovare qualcosa. Ecco di nuovo che fa esercizi. Ah, guarda che ginnici. È qua fuori, quindi sicuramente sì. Qua vicino. Saliamo. Vediamo. Oh, qui c'è qualcosa. Trans e ipnosi. Ipnosi, perché dice di fare ipnosi. Prendiamo questo vinile. Quindi basterà farle ascoltare della musica. Ah no, è un CD. Come dovremmo fare qui adesso? Dove puoi metterlo? Nel computer forse? Non lo so. Andiamo avanti e vediamo di scoprire qualcos'altro. Qui abbiamo qualcosa. Che cos'è questo? Una lancia? Un bastone? Non capisco. Lì si è addormentata già. Sulla stessa. Trova qualcosa per ipnotizzare Miss T. Beh, abbiamo già un bel po' abbiamo di cose. Abbiamo queste cose. Ehi, ci potresti aiutare un pochettino però con gli indizi? Non so dove andare adesso. Dobbiamo costruire qualcosa sicuramente. Allora abbiamo la colla. Un CD, una specie di arco che non so che cos'è, e delle tavole in legno. Oh no, lei è proprio lì. Dove dobbiamo costruire questa cosa? Non lo so, però lei è proprio ferma lì dove voglio andare. Forse sta andando via.
Sta salendo su. È meglio che meglio ti scappare. Nascondi. Prendiamo il drink intanto. È uscita, perfetto. Ok, è tornata giù. Possiamo agire disturbati. Perché pensava che noi fossimo fuori. Perché perché ha sentito il rumore. Siamo furbi, troppo furbi. Che cosa possiamo fare con questi? Allora, qui c'è il lettore DVD. Ah, puoi mettere qua il CD allora. Allora, mettiamo questi pezzi di legno qui. Ah! Metti della colla sulla prima asse di legno. Ok? Che strano. Come ha fatto a vederci? Dalla finestra sicuramente. È vero, non ci avevo pensato. Speriamo che ora non si accorga che abbiamo messo la trave di legno là sopra. No, perché è su, non l'avrà vista penso. No, è lì nella stanza, vedi? No, dico è su l'asse di legno, quindi forse non l'ha vista. Ah, nel soffitto, spero. Ok. Ok, rientra dalla finestra. Spero attento. Che non ci veda qui. Ok. Aspetta, aspetta. Dove sta andando lei? Allora, adesso dobbiamo mettere l'altro asse di legno. È nel divano, quindi di è molto legno. Vicino, quindi attento. Altro asse di... Ah, ecco! Ah, forse ho capito! Completa il... quello per muovere le marionette! Le marionette, sì. Vai. Ok. Metti il CD nel DVD. Vai, vai, sbrigati! No, metti... Sta arrivando! Scappiamo! Scappa prima che ti prenda! Non metti il CD nel DVD, metti il CD nel lettore! Nel lettore DVD, intendevo, sì. Ok, non ci credo che... Ce l'abbiamo fatta! Vediamo che cosa succede. Oh, non vedo l'ora di vederla. Misty. Mi stiamo ipnotizzando. Anche Francis. Sono diventati degli zombie tipo. Wow. Scherzo, è riuscito. Anche questa volta siamo riusciti a fare due scherzi alla maestra cattiva. Lasciate un mi piace. È stato troppo divertente. Qual è lo scherzo che ti è piaciuto di più? A me il primo. Anche a me, è stato il primo, il più bello. E il vostro? Fatecelo sapere giù nei commenti. E ora? Vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare. Cliccate su quella che preferite. Buona visione. Ciao.